Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata numero 29 delle mie live. Questa sera ho il piacere di avere come ospiti i due autori di Giochi da Tavolo, Andrea Crespi e Giuseppe Cicero, giusto? Sì, giusto. Benvenuti ragazzi, autori del gioco da tavolo The Thing: The Boardgame, pubblicato dalla Pendragon Game Studio. Benvenuti e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Vi ricordo che siamo live soltanto su YouTube, quindi se volete potete condividere la live su Facebook, mettere un like e la live resterà da subito disponibile su YouTube per chi la volesse rivedere in seguito o arrivasse in ritardo. Allora, ragazzi, grazie di nuovo per aver accettato l'invito. Oggi quindi parliamo del vostro gioco da tavolo basato sul film della La Cosa di Carpenter del 1982, edito dalla Pendragon, che se non sbaglio per Giuseppe è il gioco d'esordio come game designer. Quindi, esatto. Complimenti per esordire con un gioco di tale portata, perché è veramente eccezionale. E invece Andrea, tu sei più navigato, hai un bel palmarès di... un po' di feedback ci sono, dai. Hai un bel palmarès di giochi pubblicati, di cui sono quasi tutti sulla fantascienza, quindi, quindi diciamo è un tema che mi sembra a te caro. Ecco. Ricorrente, esatto. Ricorrente. Esatto, esatto. Okay, vogliamo, prima di parlare del gioco, vogliamo un attimo passare al gioco, vogliamo un attimo vedere, diciamo, parlare del vostro inizio come game designer, quando è che avete iniziato, come siete arrivati fin qui, ecco. Vuoi rompere il ghiaccio così, quindi? Vuoi subito? Sì. Spacchiamo tutto il ghiaccio. Spacchiamo tutto. Va bene, ci mancherebbe. Allora, vado io, Pe? Vai, vai. Allora, la mia storia è abbastanza semplice in realtà, sono sempre stato appassionato di giochi da tavolo e questo è un dato di fatto. E poi nel lontano, mi sembra 2010, se non ricordo male, o 2009, mi era venuta questa idea di un gioco sul periodo della guerra fredda, esplorazione spaziale, eccetera, eccetera, quello che era l'antenato di 1969. E così mi sono intrippato e ho detto, vabbè, comincio a segnare degli appunti sulla carta, così, tanto per. Poi in realtà dagli appunti sono diventati tanti fogli, dai tanti fogli ho detto, vai, vediamo a buttare giù qualche cosa. E alla fine una sera ho chiamato Giuseppe e altri 4 amici a fare la prima partita, ho visto che si sono ammazzati dal ridere e allora ho detto, vabbè, si può vedere se magari c'è qualche spazio di partenza. Poi da lì abbiamo incominciato sono susseguiti un po' di DAG, sono andato un po' dagli editori, vabbè, però sai, quando inizi poi è sempre difficile perché devi fare un sacco di gavette, esatto. Esattamente, per cui niente, vabbè, è stato incontrato alla fine la Cranio che ha accettato, abbiamo rifatto il gioco in una versione più stile Cranio, ecco. Il mio era più serio, diciamo che era decisamente più serio, poi l'abbiamo rifatto un po' più stile Cranio e poi da lì è incominciato, mentre finivo di sviluppare quello, mi era venuto il trip di Apollo 13, che è uno dei film e delle vicende che a me aveva colpito tantissimo e quindi ho voluto fare il gioco di quello e poi è nato poi Pozioni e poi Alone, perché ero intrippato con il discorso, siccome io sono un videogiocatore incallito, oltre che giocatore da tavolo, quando giocavo quando giocavo a Dead Space mi era venuto il trip che dicevo, ma capperi, però nei giochi da tavolo in realtà c'è questa abitudine di fare che il male è sempre uno, ma in realtà quando tu videogiochi sei tu da solo e tutti gli altri ce l'hai contro. Allora da lì mi era venuto questo trip, ho detto, capperi, si potrebbe invertire il classico ruolo e vedere, e da lì quindi è nato l'idea di iniziare con il discorso di Alone. Poi, mentre facevo Alone e andavo alle presentazioni di Apollo 13, mi era venuto in mente il discorso della cosa. E allora anche lì la tematica di tenere la suspense. A me del film è piaciuto tantissimo la capacità di trasmettere quel feeling di tensione che c'è in tutto la pellicola, dove in realtà la tensione non è il classico horror dove tu, lo splatter, l'azione violenta, è proprio il fatto che tu hai di fianco persone che non sai se sono veramente con te o no. E quindi questa cosa mi aveva colpito tantissimo e mi era venuto il trip di doverla ripetere in un gioco, però esatto, non è stata proprio una passeggiata, ecco. Immagino. E poi vabbè, nel contempo poi c'è stato Interstellar, che adesso uscirà a breve su Kickstarter, e poi con Giuseppe stiamo facendo un altro gioco e insomma siamo in piena produzione. Esatto. Ok, te Giuseppe? Sì, niente, io praticamente mi conosco l'Andrea da quanto? Più di 20 anni? Sì, una vita. Ci conosciamo da tantissimo tempo, navigando diciamo nella stessa lunghezza d'onda. Anch'io appassionato tanto di videogame, giochi da tavolo, così. Mentre lui sfornava giochi, io li mettevo nel cassetto, diciamo. Esatto. Li mettevo e ho detto, ma chissà, prima o poi qualche cosa. Qualcosa gli ho fatto provare. Ti ricordi Vacheros? Sì. E allora dopo a un certo punto l'Andrea mi chiama e mi dice, guarda, ho in mente di fare questo gioco che era The Thing, la cosa, e visto che da solo, visto che ce la intendiamo, diciamo ci intendiamo, siamo sempre nella stessa lunghezza d'onda, e da solo praticamente mi viene difficile, ho detto, non so che cosa ha trovato in me per chiamarmi, e allora ho detto vabbè, proviamo. Ho detto Andrea, io non ti prometto niente, io di solito diciamo che lavoro tanto di fantasia perché sono un modellista, nel senso principalmente faccio modellini e gli elementi scenografici. E allora mi ha chiamato e allora a me mi ha fatto... Avevo visto lungo, Vedi? C'è l'occhio clinico. Esatto. E allora praticamente... mi ha presentato era in fase embrionale il prototipo della cosa, era proprio all'inizio, e io su questa sua idea, su questo suo concetto di gioco, avevo visto un potenziale altissimo. E allora l'ho inquadrato subito e mi è piaciuto fin da subito, e da lì poi, vabbè, ci sono state tutte le evoluzioni del gioco. Milioni di evoluzioni. Però diciamo che... sono stato fortunato, nel senso con l'Andrea io praticamente ho sviluppato il gioco e abbiamo pubblicato un gioco grazie appunto all'aiuto di Andrea, perché so perfettamente che i nuovi autori fanno molta difficoltà a far pubblicare i propri giochi, anche perché non è facile. Diciamo che sono stato fortunato, ecco, tutto lì. Magari fortunato, ma anche bravo, perché sennò... certo, non è sufficiente solo la fortuna. Non è sufficiente la fortuna, no. Diciamo che ho dato il mio contributo, ecco. Esatto. Assolutamente. Ok, allora salutiamo un attimo i miei amici. Ciao Carlo. Ciao. Andrea. Ciao a tutti. Dice grande Peppe. Ho i miei estimatori. Esatto. Quanto gli hai dato? Dai, spara. Allora, abbiamo Carlo che chiede dove hai incontrato maggiori difficoltà nella creazione del tuo primo gioco, intendo a livello prettamente tecnico, perché non sempre è facile riuscire a rispettare le idee che si hanno in origine. Tecnico? Livello prettamente tecnico. Ah, forse intende di meccaniche, nel senso che magari non tutte le meccaniche di un gioco pensate sì, guarda, alla fine restano nel gioco definitivo. Questo è indubbio. Io anche con Peppe per esempio su questo siamo molto allineati, che molte volte a livello autoriale la parte più difficile è mettere in un angolino il proprio ego, che ovviamente la propria creazione è difficile da distruggere, ma in realtà devi essere un figlio di mignotta con i tuoi prodotti, devi essere il più bastardo di tutti. Quindi, come si può dire, ogni scarrafone è bella mamma sua. Certo, certo, quando riesci a entrare nell'ottica che in realtà devi essere più critico rispetto al tuo prodotto, allora sei già a più di metà dell'opera, perché io ovviamente non sono stato, cioè non sono partito con questa idea, l'ho capita andando avanti e sbagliando e sbattendo la testa, e molte volte questa cosa qua in realtà poi ha fatto sì che il prodotto finale venisse molto meglio, perché se tu sei critico, poi io come Peppe siamo un po' fissati con l'eleganza, quindi ci sono stati molti casi in cui abbiamo distrutto il gioco per rifare intere parti perché una sola cosa non funzionava, e siccome noi siamo contro alle regolette per mettere a posto, cioè alle famose patch, noi le definiamo le patch per mettere a posto il problemino, capisco che a livello autoriale sia sicuramente comodo, tu metti la regoletta e hai messo sì. Però il problema, se incominci a mettere le regolette a metà sviluppo, alla fine del gioco sono 40.000 regolette che poi fanno di un gioco, perché il problema che noi abbiamo riscontrato, che io trovo quando gioco ai giochi da tavolo, è che se il gioco ti fa fare delle cose come si può dire, non coerenti o non logiche, te le devi per forza ricordare. Esatto. Okay? Quindi devi lavorare, devi dare al giocatore un esercizio mnemonico, perché per fare la roba Y devi fare Z, A, B, C. Se invece tu dici che dopo la A c'è la B, è molto semplice, no? Perché fai fare una cosa che è regolare. Quindi in quest'ottica, mettendo insieme le due cose, ti dico, essere critici, distruggere il gioco per rifarlo in modo che molte cose poi filino da sole, è sicuramente un punto a vantaggio, anche perché poi dall'usufruitore il prodotto risulta più facile da imparare, più fa le cose che si aspetta, quindi in realtà non gli chiedi di fare niente di strano, insomma sono tutte cose che vanno a beneficio del prodotto. Ma infatti secondo me qualcuno mi ha chiesto, ma come fai a lavorare in due? Cioè, a sviluppare un gioco in due non deve essere così facile. Invece io lo trovo molto più facile, perché l'idea magari geniale che viene a qualcuno, tra virgolette, l'altro di fronte ti dice guarda che è una stupidaggine, cioè non va bene. Tante volte io ho sparato di quelle cose, l'Andrea mi ha bloccato subito facendomi capire guarda che questa cosa è impensabile da farla, ma non... perché non è bella, perché può essere bella ma non è funzionale, non è... le dinamiche non si incrociano, cioè non si riesce. Noi abbiamo a nostro vantaggio, abbiamo sotto anche un'amicizia molto forte, quindi nessuno dei due si offende quando l'altro gli dice ma che cazzo stai dicendo, guarda stava puttanata questa. Molto spesso. Molto spesso. Bene. Sì, diciamo che magari due persone che magari non hanno molto feeling, magari è difficile creare un gioco, sviluppare un gioco. Per noi è stato facile, anche perché quasi sempre, Andrea, ci siamo trovati d'accordo, lui magari aveva un'idea, io dicevo ottima, la sviluppavamo e poi veniva fuori una bella cosa. Infatti con The Thing tante volte ci siamo esaltati davanti a un'idea che poi si è rivelata un buco nell'acqua. Magari non ce ne accorgiamo insieme, ma ce ne accorgiamo dopo, però il processo è molto più veloce. Invece uno a casa da solo che crea un gioco non si accorge dei possibili errori o delle possibili difficoltà che si possono avere in futuro, e se ne accorge dove? Quando magari prepara il suo playtest con le prime 5 persone che trova, e queste 5 persone dicono ma non riusciamo neanche a finire un turno, non va bene. Cioè, secondo me è più, cioè io ho visto che mi viene più facile sviluppare un gioco insieme a una persona che ha il confronto diretto subito, cioè secondo me si va molto più veloci. Bella analisi. Allora Carlo infatti intendeva le meccaniche, poi chiede c'è stata a tal proposito una rinuncia che hai proprio faticato a mangiare giù, se si può dire. C'è stata a tal proposito una rinuncia che proprio avete faticato a mandare giù. No, in realtà di rinunce ti direi di no, perché alla fine le versioni alternative, cioè la versione che usciva corretta era sempre meglio della precedente, nel senso che noi lavoriamo in quella direzione, non fai una modifica per avere un peggioramento, quindi no, l'unica cosa è vedere dove ti porta, semplicemente. Poi fai un po' di test, vedi, fai il sunto della situazione e cerchi di capire dove ti ha portato quella modifica, fai delle valutazioni. Però fate conto che è sempre difficile stare in modo impersonale, cioè tutto quello che fai non devi farlo sul tuo prodotto, ma devi essere uno nuovo che si siede al tavolo e dice no, guarda, è veramente una cagata, e fino a tutto, e si torna indietro. Cioè, devi essere molto, ripeto, secondo me è un concetto molto fondamentale essere cattivi con il proprio prodotto, anche perché fai conto che sarà il processo che subirà al tavolo quando andrà dagli altri. Quindi nessuno ha il rispetto né per il discorso autoriale, né per... Se una roba non funziona, tu puoi essere l'Andrea, puoi essere il Peppe, puoi essere Feld, ma se il gioco fa cagare non funziona, non ci sono scuse che tengano. Quindi in realtà nell'ottica è proprio questo. Io le mie grandi incertezze sono sempre quelle di offrire un prodotto al meglio di quello che si può fare. Ok. La Tana del Drago ci saluta, ciao ragazzi. Ciao. Allora, lo sviluppo del gioco possiamo dire quando è che è iniziato, più o meno? Boh, allora a due mani, Peppe, cosa saranno? 3-4 anni fa? 3 anni e mezzo fa. Sì. Invece tu l'avevi già... Sì, avevo abbozzato... Penso 7-8 anni fa. Sì. Ah, ok. Più o meno sì. La prima idea. Okay. Sì, la prima idea lì, avevo fatto le prime cose, poi avevo lasciato lì tutto nel cassetto e poi quando ho detto, vai, secondo me si può portare a termine, poi sono passati veramente 3 anni e mezzo. Vabbè, però l'importante è arrivare a... Sì. Ok. Allora, ricordiamo le caratteristiche del gioco, che è da 1 a 8 giocatori, da 14 anni in su se non sbaglio, e sì. Il gioco ha avuto un grande successo nella campagna Kickstarter terminata mi sembra più o meno l'anno scorso in questo periodo. Sì, esatto, era metà ottobre, con più di 400.000 euro di finanziamento e mi sembra oltre 5.200 backers. Sì, esatto. Riprendendo ora la campagna Kickstarter, mi ricordo, ho visto che il pledge, diciamo, c'era un unico pledge che racchiudeva tutto, quindi sì, a parte l'early bird che includeva anche il dado del tempo, sì. C'era un unico pledge che includeva tutte le caratteristiche del gioco, quindi sì. Tutti gli stretch goals, diciamo una scelta ad esempio abbastanza diversa, per esempio rispetto alle campagne della Simone, dove magari aggiungono vari tipi di pledge, da uno molto base a uno molto magari fino ad arrivare a quelli più costosi. Anche la Wake and Reals, credo, mi sembra faccia così. Sì. Quindi penso sia anche una cosa positiva per gli utenti che comunque con un... Non si devono impazzire a stare a scegliere. Sì, ma infatti fai conto che, esatto, fai conto che secondo me è una questione proprio di filone di pensiero. Cioè, io per esempio le prime volte che mi sono affacciato alla piattaforma di Kickstarter, la mia più grande problematica era: ma che cazzo di casino c'è qua dentro? Cioè, non sapevi chi cosa fa. Sì, 100 cose. Dicevi, ma perché ce ne sono 20? Ma perché ce n'è uno più basso, uno più alto? E dovevi starli a vedere tutti i dettagli. E quindi questo discorso l'hanno fatto anche a livello editoriale molti editori, no? Tu preferisci magari avere la chiarezza e la trasparenza piuttosto che avere 200 cose. Poi sai quanta gente capita che, ah no, ma io pensavo di aver preso quello lì, ah no, volevo l'altro. Con tutte quelle informazioni qua c'è sbagliarsi. Esatto. Quindi quella ovviamente era una scelta editoriale, certo. Noi non c'entriamo niente su quello, certo. Però io concordavo sulla questione. Ecco. Sì. Certo. Allora, Andrea Mi chiede, visto che siamo in ansia, quando arriva a casa la scatola del gioco? Quello bisogna ringraziare i cinesi e i loro container. Diciamo che per adesso siamo in linea, almeno da quello. Queste sono le notizie dell'editore. Quindi noi, fate conto, e qua lo diciamo al pubblico, che noi del resto purtroppo non sappiamo niente. Non è, quella è tutta parte proprio editoriale. Certo. Tutte le cose, forse le sapete più voi tramite messaggi di Kickstarter di noi, che queste cose non le sappiamo. Ti posso dire che in realtà a Play le strike line delle consegne erano corrette, quindi in teoria dovremmo averlo regolarmente per fine novembre, inizi di dicembre, insomma. Sì, diciamo che i tempi dovrebbero essere rispettati. Sì, i tempi sono quelli della campagna, poi stranamente, perché con questo casino... Ho visto tra l'altro che ultimamente Kickstarter ha messo fuori anche l'annuncio, quando tu entri nella piattaforma ti dice che stanno subendo dei ritardi la maggior parte dei prodotti, ormai è diventata una cosa talmente conclamata. Cosa standard. Sì, sì. E poi nel settore dei giochi da tavolo era già abbastanza standard, già prima del Covid. Sì, guarda, esatto, quella era una politica infatti che a me non piaceva, perché comunque era una roba un po' impensabile come situazione, che poi prendevi il prodotto 2 anni dopo e se eri fortunato prendevi lo starter set, poi gli stretch goal, figurati che sto ancora aspettando quelli di Tainted Grail, figurati. Ok. Figurati. Per cui... Quindi rispettare, diciamo, la previsione poi in tempi di Covid, sì. È una, sì. Beh, fai conto che comunque questo ve lo posso dire, è una questione ovviamente di serietà da parte dell'editore, ma lui aveva già preso quei mesi, un paio di mesi di cuscinetto per prevedere varie problematiche, perché... Io concordo con il suo pensiero, Peppe, siamo tutti sulla stessa linea. La serietà che tu dimostri su che può essere una piattaforma, comunque un rapporto con gli autori, un rapporto con gli altri, è quello che poi rimane alla gente. Quindi se tu fai il primo Kickstarter lo consegni in tempo, fai il secondo e lo consegni in tempo, fai il terzo e lo consegni in tempo, hai una capacità, insomma, di trasmettere la tua serietà che è ben differente da chi ti dice te lo do fra 8 mesi e lo vedi dopo 2 anni e mezzo. Cioè, infatti è anche un rispetto da parte del consumatore, perché comunque sai, ti pagano prima. Cioè, io mi sono imbestialito per esempio con Wake and Reals quando avevo preso Lord of Hellas, che a me è arrivato prima in negozio, perché io ho un negozio, no? E tratto giochi da tavolo. A me è arrivato prima in negozio, prima della mia copia Kickstarter, e io gli ho dato i soldi 2 anni prima, ero furente, mi sono ricresciuti i capelli e li ho ripersi. Infatti queste cose non sono proprio... Sì. Ma scusa, ma tu fai il prodotto con i miei soldi e poi lo dai agli altri, ma vaffanculo! No. Sembrava un po' assurdo. Sì, per cui ok, allora Carlo chiede: in un settore aberrato di autori che costa una gamma vastissima di tipologie di giochi, cosa chiede oggi l'autorato per far sì che si riesca a produrre un prodotto di successo? Traducimela. Allora, ok, allora la leggo. Che riesca a produrre un prodotto di successo, ma in realtà allora sicuramente il prodotto deve essere funzionante e funzionale, dopodiché tantissimo dipende dall'editore a cui tu lo proponi. Molte volte tu proponi un prodotto a un editore e ti dice che secondo lui non va bene, ma semplicemente perché non fa parte della sua gamma di prodotti, quindi in molti casi è proprio una cosa... solo perché l'editore non è interessato. C'è da dire che, ecco, quello che dice Ludwig, Fudo, secondo me ha ragione. Adesso a livello autoriale, come diceva prima Peppe, c'è talmente tanta carne al fuoco che io, parlando anche con Silvio della Pendragon, loro tutti i giorni sono oberate di mail che gli propongono prodotti, quindi è veramente difficile oggi avere lo spazio dedicato per fare quelle cose che è una proposta di un prodotto. Su questo sì. Poi, sai, tante volte, anche per rispondere a Fudo, dipende da quello che ti sei tirato dietro, nel senso che se hai un feedback discretamente valido, magari ti prendono in considerazione di più della mail che trovi nella casella di posta, ecco. Questo è una roba che purtroppo è la verità, c'è poco da dire che non è così. Sì, credo anch'io. Ok, la Gioco Famiglia ci saluta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Andrea dice dita incrociate per le navi container. Esatto. La tombola quest'anno. Esatto. Invece che giocare alla tombola, se ci va bene, giochiamo alla cosa. Avremo la nonna che fa l'alieno e cerca di inglobare tutti gli altri. Andrea dice 90 la paura. Ok, la tombola con i nonni non si può rinunciare. Okay. Faremo la tombola della cosa, così. La versione, esatto. La versione della cosa. La cosa in fiera facciamo. La cosa in fiera, esatto. A proposito di fiera, io ricordo che ho avuto il piacere di provare il gioco durante il Play Festival di Modena, che ringrazio ancora Pendragon per l'invito. Nella bellissima stanza blu, nella Blue Room, che è stato nell'acquario, come l'abbiamo chiamato noi, l'acquario, che era perfetta, considerando il casino che c'era intorno, perché giocare un gioco del genere intorno a tutto quel casino, no, non è, perdevi un sacco di, sì, perdi tanto, perdevi un sacco, perché è un gioco diciamo che noi abbiamo cercato di incentrare sull'emozione, sulla paranoia che deve scaturire in ogni giocatore, perciò giocarlo diciamo con tutto il trambusto della fiera non era proprio il massimo. Certo. Esatto. Ricordiamo quindi le caratteristiche, è un gioco semi-cooperativo, perché c'è... Molto semi. Diciamo, molto semi. Però fino all'ultimo potrebbe anche essere cooperativo. Esatto. Finale... A volte poco cooperativo. Esatto, oltretutto. Esatto. Con ruoli nascosti, perché ci sono gli umani e c'è la cosa, gli alieni, che all'inizio è una e poi... E poi si può moltiplicare. E poi possono diventare di più. E poi prolificano. Esatto. Ricordo un playtest con Andrea, l'unico umano. Mizzica, veramente ero rimasto l'unico e mi avevano fregato, ero salito sull'elicottero con un altro e pensavo di aver perso solo perché avevo sbagliato, in realtà erano tutti cose, io ero rimasto l'unico umano. Se fossi scappato da solo sarebbe stato epico, però veramente. E c'avevi il lanciafiamme tu magari? No, secondo me no, non avevo il lanciafiamme, no, non avevo fatto in tempo, esatto, forse non ne avevamo trovato, non mi ricordo quella partita lì, comunque bestiale. Beh, in fiera però l'hanno fatta, la domenica mattina sono riusciti a scappare all'ultimo con gli elicotteri, quello della base, non quello dei soccorsi che chiami, con l'elicottero della base hanno trovato le chiavi, sono riusciti a individuare le cose, l'ultima l'hanno scoperta nell'ultimo turno, sono riusciti ad andare all'elicottero, scappati, ne hanno lasciati giù, hanno vinto, bellissimo. Ovviamente inno alla fine con le due cose che bestemmiavano in sacrosanto. C'era la partita, forse sì. Invece nella mia partita mi ricordo gli umani hanno provato, vabbè, io ero diventato una cosa, ero stato infettato, gli umani hanno provato a scappare sull'elicottero, però c'era qualche cosa, era salita anche qualche cosa. Esatto. Forse era salito l'originale, la cosa originale era salita. Sì. Io non ero salito, ma avevo lasciato giù. Ti avevano già sgamato prima. Sì. Sì. Molti, sai cosa? È che molti sottovalutano o il test o il lanciafiamme e il filo per fare il test, perché all'inizio della partita tu lo prendi un po' sotto la gamba. Poi invece quando realizzi che alla fine tu potresti perdere se ce l'hai dietro, devi capire chi è che sono le cose, per cui... Il problema di quella partita lì che ha fatto Francesco è che purtroppo il meteo gli dava contro... è stato un po' avverso. Certo. tempesta tutti i giorni e praticamente dovevano alimentare la base e non hanno pensato, cioè non hanno pensato, non hanno avuto il tempo materiale. Poi certo, poi ci vuole un'organizzazione della Madonna, una lungimiranza, perché poi ci sono dei momenti in cui devi fare delle scelte per forza, perché ovviamente il gioco è fatto per non poter far tutto di colpo, no? Quindi non è che poi in un turno far tutto. Devi fare delle scelte al momento giusto, prenditi dei rischi in alcuni momenti, che possono essere rischi magari degli incontri, oppure rischi perché decidi di lasciare andare la caldaia o quello della corrente, poi magari dici lo metto a posto dopo. Cioè, devi fare delle scelte, ovviamente. Poi quando incominci a fare delle scelte pericolose, poi passi agli occhi degli altri come una cosa, e allora magari non è vero. Ma no, ma lo faccio per voi! Il gatto delle nevi, lo spacco per voi. E lo spacco per voi, sono qui che tagli, ti beccano con i cavi in mano. Ma no, ma io lo faccio perché sennò scappa la cosa. Sì, è vero. Esattamente. Bellissimo. Beh, infatti nell'Outpost, l'espansione Norwegian Outpost, c'è questo ribaltamento qua, effettivamente, che i mezzi partono che sono tutti riparati e tu puoi scappare, e c'è la vittoria singola. Cioè, se tu riesci a scappare come umano, c'è proprio la tua vittoria. Tu esci dal gioco, è vero, però esci vincente. A differenza degli altri giochi che c'è l'eliminazione, e c'è l'eliminazione per essere un perdente, e qui c'è l'eliminazione ma sei vincente, quindi tu esci. E quindi cosa succede? Tutta la dinamica che qua c'è per la riparazione, di là c'è invece per il sabotaggio. Quindi a tutti viene la fobia, siccome i mezzi partono sani, di correre a sabotarli apposta. Quindi c'è la gente che incomincia a giocare i sabotaggi apposta per sabotare i mezzi, per non far scappare la gente. Perché in realtà nel film del 2011 c'era tutta questa, la paranoia, l'hanno voluta, hanno fatto secondo me comunque un buon lavoro. Sì, hanno ripreso la tematica e hanno messo questa cosa che era Dio per sé, no, ognuno per sé, Dio per tutti, e quindi quella roba lì siamo riusciti a tradurla con queste cose nel gameplay. Infatti chi ha provato anche l'Outpost durante i test erano contenti, perché nonostante a prima vista uno dica vabbè, la mappa è diversa ma le funzioni sembrano le stesse, invece la gente ha detto capperi, cambia un sacco. Poi c'è l'UFO, c'è cambiano condizioni di vittoria sia per la cosa che per gli umani. Ok, quindi c'è questa sarebbe l'espansione, che però è ambientale, diciamo, è riprende il film del 2011, quindi quella lì è dedicata sul film del 2011. Infatti c'è tutto il discorso delle tematiche della dentatura, perché nel film che non avevano il test col lanciafiamme, che era una caratteristica di Mecredi, lì avevano scoperto che la cosa non poteva replicare le parti metalliche, e quindi lo potevano capire guardando l'otturazione dei denti. Il problema era che, al contrario, se tu avevi le otturazioni eri sicuramente umano, ma se non hai le otturazioni non sei sicuramente alieno. Quindi c'è tutto uno scambio di concetti che fa approcciare il gioco in una maniera completamente differente. Ok. Allora, vediamo gli altri commenti. Andrea dice arriverà sicuramente prima di HeroQuest 25 anniversario. No, dai, Andrea, non ci voglio credere. Anche se in realtà no, anche se arriverà un altro HeroQuest. Per fortuna arriverà quello ufficiale. Sì, esatto. Beh, guarda che comunque non è che ci è andato molto lontano, perché comunque si parla di fine gennaio. Quindi Andrea chiede, ma una partita in 4 quanto dura per un gruppo standard, non super pro? Wow, ma non ci sono grosse differenze, cioè no. I giocatori, guardate, non pensate che ci siano i giocatori pro per un gioco del genere, perché in realtà la partita, anzi, se mi confermi anche tu, Peppe, quelle che abbiamo fatto dove c'erano ragazzi o giocatori occasionali sono quelle che sembrano addirittura le più coinvolgenti, perché poi, non essendo dei giocatori provetti che guardano solo le meccaniche, magari trovi il comportamento quello proprio più emotivo della persona, no? E quindi alla fine noi abbiamo scoperto che chi magari inizia col dire no, io non gioco perché magari non so le regole, vergogna, così, si vergogna, così quando comincia a giocare, perché viene spinto dentro il gioco, dopo 10 minuti è quello che urla più di tutti. Sì, perché capisce che non è un susseguirsi di regole su regole, è soltanto un gioco psicologico alla fine. È quasi potremmo dire, Peppe, quasi di ruolo. Sì, è sicuramente un gioco quasi di ruolo dove ci sono le meccaniche che sono logiche, semplicissime. Tu l'hai provato, Francesco, sì, e già a metà della prima partita capisci bene o male che cosa devi fare, ma lo fai in modo naturale, nel senso, si sta rompendo la caldaia, vado lì, però c'hai in mano, hai 3 carte in mano, giochi. E anche giocandolo al folletto, quando siamo andati giù, sì, quella notte buia e tempestosa, Andrea, Madonna santa, lasciamo perdere, siamo arrivati vivi lì e praticamente hanno giocato delle ragazze, dei non giocatori, si sono divertiti tutti tantissimo, perché coinvolge alla fin fine. La durata in realtà dipende tanto da come si imposta la partita. Ci sono partite che possono durare 40 minuti, 50 minuti e partite che possono durare, in 4 magari possono arrivare a un'oretta, un quarto, un'oretta e 20. Diciamo che di solito si fa questa domanda sulla durata perché si ha paura tanto del downtime, nel senso quanto passa tempo da un giocatore all'altro. Ecco, tu mi dirai giustamente, Andrea, che non per fare pubblicità positiva, ma il downtime in The Thing non esiste. Non esiste. Giochi sempre. Giochi in continuazione. Perciò il tempo, se dura mezz'ora o dura 2 ore, non te ne accorgi, perché non aspetti tempo, non hai neanche a volte, perché sono così tanto, i giocatori sono concitati il gioco, che non calcoli neanche da quanto tempo stai giocando. Sì, perché comunque la scelta dell'azione del personaggio è sempre una cooperazione tra tutti quanti, quindi bisogna sempre mettersi d'accordo tra tutti dove andare, se andare in coppia. Esatto, e a differenza di tanti cooperativi, di solito c'è un leader, che prende le redini del gioco alla fin fine. Ecco, qui magari è quello un po' più espansivo, quello un po' più brillante, così. Qui invece, anche se a volte succede, è chi ha in mano la carta del leader che decide poi a chi dare le azioni. Perciò alla fin fine anche chi si ritrova che non vuole parlare, non vuole fare niente, si ritrova in mano con la carta del leader e dice adesso devo comandare io, devo decidere io cosa far fare agli altri. Perciò questo, così Andrea... Poi soprattutto... Soprattutto chi canta, che fa l'uovo, poi è il primo additato ad essere messo sulla forca. Chi parla troppo è additato, chi non dice niente è additato. Chi ogni parla meglio è buona. Esatto. Bisogna parlare di diverso. No, io penso anche in un gioco del genere, comunque l'alpha player sia difficile che possa essere, perché essendoci i ruoli nascosti, una persona che vuole comandare troppo fa l'effetto contrario, ti trovi proprio all'opposto. Anzi, l'alpha player diventa credibile, esatto, perché c'è quel pericolo. Dopo che se ne accorge di essere sempre preso sotto, comincia a stare zitto. Dice, ma tu non sei quello brillante, così no, è io che non dico niente perché sennò non parlo più. Esatto. Eh sì, perché dopo 2 turni è all'ottavo punto del sospetto, è davanti a tutti. Esatto. Una bella prova, analisi del sangue. Esatto, subito per capire che cosa stai dicendo. Poi penso comunque, l'elemento più bello della parte di cooperazione del gioco sia la stanza della riunione, che mi sembra sia la fase finale, quando si parla liberamente, certo, per definire quello che è successo durante quel round e cercare un po' di capire chi sia la cosa, chi sia pulito. Il momento delle accuse, quando punti il dito, uno delle più belle. Anche quello, mi hai accusato, quindi tu non credi a quello che ti ho detto prima. Il problema è che il gioco si allunga in quel frangente, si allunga, perché alla fine è lì che tu il gioco può diventare di 10 ore o di 40 minuti. Certo che se hai 4 mummie al tavolo Quando così il gioco finisce abbastanza in fretta. Esatto. Giustamente. Allora, il gioco famiglia dice: questi racconti di playtest aumentano l'hype, però. Bene, bene. E adesso aumenta ancora di più l'hype. Io non ho fatto un playtest, Andrea mi darai ragione, non c'è stata una partita uguale all'altra, anche sì, certo, con gli stessi giocatori. Sì, sempre sì. Perché le possibilità sono così tante che io non mi ricordo una partita uguale all'altra. Anche perché fai conto che deriva proprio dal fatto che avendo tanti modi per finire la partita, in base a come va il meteo, a come si comporta la gente, alle decisioni che prende, ci sono talmente tante variabili che è difficilissimo che una partita venga uguale all'altra. Per cui anche se sono le stesse persone che lo stanno giocando, le condizioni poi alla fine cambiano. E poi non sai mai chi hai di fianco seduto. E quindi... non ci si può fidare di nessuno. Non puoi fidarti mai di nessuno, neanche quando ti dicono ma vengo a darti una mano, dai. Ma anche no. Io a volte non mi fido di me stesso. Meglio soli che mal accompagnati. Esatto, esatto, esatto. Allora... che è stato Carlo, anche un punto. Ciao Carlo, la Minime mi reclama per fare la lotta. Ciao Carlo, grazie per essere passato. Ciao. Mi fa un grande in bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Andrea chiede, ma il gioco giramelli in numero pari o dispari di giocatori? Non ha nessun tipo di problematiche né in pari né in dispari. Tanto il setting cambia in base al numero di giocatori, quindi non ha problemi. Arriva da, diciamo, da 4 a 8, diciamo che ovviamente più si è, più è divertente. In 4 diventa un po' più strategico, in 8 è più cacciarone, diciamo. Però tra pari e dispari non cambia niente. È proprio la presenza di tante persone che, aggiungendo 4 persone in più al tavolo, hai 4 pareri, 4 che urlano, 4 che additano, cioè è ovvio. Poi... sì, sì, penso sicuramente sia più... E invece la modalità in solitario come viene gestita? La modalità è un full co-op con il gioco che diventa il tuo antagonista, diventa la cosa praticamente. Quindi vengono introdotti un set di dadi, giusto Peppe? Ricordami che la cosa è il set di dadi che prendono la sostituzione delle carte si gestiscono sempre 6 personaggi. Se sei da solo li gestisci tutti e 6 e la particolarità è che non si parte con una cosa, si parte con un set di ruoli dove hai 2 cose e qua mi pare o 6 o sono 8 carte in sostanza, perciò tu mescoli queste carte e le metti sotto i personaggi. Cosa vuol dire? Che tu puoi in una partita avere senza vederle puoi avere una cosa, 2 cose, perché non si può ovviamente, o nessuno. Tu magari sei lì a perdere tempo e sono tutti umani, ecco. Okay, e poi, poi il gioco si svolge, non ha la stessa, diciamo, sì, il feeling che c'è col traditore, esatto. Noi l'abbiamo spiegato anche all'inizio del regolamento, che sì, il gioco per come l'abbiamo inteso noi è da 4 in su, perché c'è il discorso del traditore, no? Quindi c'è l'alieno che poi nella versione 1.3 alla fine poi è venuto fuori, è un full co-op a tutti gli effetti, quindi hai il gioco che gioca contro di te e tu che devi trovare il modo di scappare evitando che la cosa ti venga a acchiappare, quindi manca tutta la parte dell'inganno, mettila così, però ovviamente è una parte che non può esistere visto che dipende dal numero di giocatori. Chiaro, chiaro. Il gioco famiglia chiede quante amicizie rovinerà questo gioco? Tantissime. Tante. Noi lo diciamo sempre, Peppe me ne è testimone, che tutte le volte che abbiamo fatto un test, compreso anche in fiera, abbiamo detto ricordatevi che siamo tutti amici. Poi quando iniziamo il gioco si interrompe l'amicizia, poi si riprende dopo. Perché se no... Il bello è che tutti quando Andrea dice così, tutti ti guardano come per dire: ma cosa sta dicendo questo qua? Sì, sì, è un coglione. Cosa dice? Guardano a far culo tutti quanti, stronzo. Ma a volte si litiga. Ti ricordi a Salerno quanti playtest abbiamo fatto? Mamma mia. Con gente che minacciava anche sorelle, madri volavano, eh sì, perché il problema, sai cosa? Che il gioco ti porta ovviamente a mentire, come può essere Lupus in Tabula, piuttosto che sì. Però la problematica è che tu devi spergiurare, in quel caso lì puoi anche farlo con i comportamenti, puoi anche farlo in una maniera, e tu quando l'altro dice: minchia, ma tu mi hai giurato la tua fedeltà. Che bastardo. Anche perché, sai cos'è? La parte differente dei giochi che trovi normalmente in commercio è che tu qua parti con un'idea, tu parti il gioco che sei umano, no? Oppure sei cosa. Se sei umano, tu parti con un'ideologia e poi a metà gioco tu hai fatto 100.000 promesse, ti sei comportato benissimo, poi a un certo punto succede quella cosa che il tuo gioco si ribalta completamente. E tu fino a un minuto prima eri veramente con loro e poi a un certo punto diventi uno stronzo maledetto, ma fai finta di niente. Esatto. Quello che è successo a me. Esatto, per cui devi poi trasformarti ed essere chi è più bravo a recitare. Questo gioco è quello che vince, perché poi alla fine è tutta una questione di... Si vedono anche di solito tra le coppie, magari marito e moglie oppure tra fidanzati. Cioè, di solito quando ci si incontra in una stanza, perché è lì che avviene l'infezione, di solito la frase più usata è: guardami negli occhi. Sempre quella è. Sempre quella. E poi io penso, li immagino a casa, le litigate che si fanno, perché... Non divorzio. Pensa quando poi vanno in camera e dice: dai amore, allora no, tu mi hai promesso, invece no, stasera si salta. Sono ammazzato. Esatto. Quindi diciamo ha i suoi effetti collaterali il gioco. Ovviamente, certo. Il gioco famiglia dice: ci ispira un sacco sia per uno o tre giocatori sia come party game. Bene. Ottimo. Andrea, ora che avete terminato questo dovete mettere su un tavolo un altro cult anni 80. Ah, essi vivono sempre di Carpenter. Sì. Sì, più, beh, diciamo è stato meno apprezzato rispetto alla cosa nel tempo. Sì, decisamente. Forse lo metterei, penso, forse al terzo posto. Secondo me di Carpenter la cinematografia potrebbe mettere, non so, tipo The Thing, poi 1997 Fuga da New York è solo il primo. È solo il primo. E poi potrebbe esserci, sì, forse come terzo, Essi vivono. Ma Grosso Guai a Chinatown non lo puoi... Ah no, scusami! No, bravissimi, hai ragione. Grosso Guai a Chinatown fosse prima di Fuga da New York. Tutti e tre interpretati poi da Kurt Russell. Esatto. Tre capolavori. Salutiamo Kurt Russell. Ciao Kurt. Esatto. Grazie di tutto, Kurt. È vero. E tra l'altro ho visto proprio di recente 1997 Fuga da New York, ragazzi, ce ne vuole. Adesso vederlo con gli occhi di adesso, mamma mia. Bellissimo. Allora, nel gruppo di gioco 32, ok, quindi già siete diciamo rodati. Sì. Beh, tranquillo, per voi questa è acqua da bere. E comunque non giocate con i coltelli al tavolo, mettila così, almeno sparecchiate, mangiate. Esatto. Dice Halloween. Halloween il film forse. Ah, c'è anche Halloween di Carpenter. Qua mi cogli impreparato, non saprei dirti, sai, se è di Carpenter. Sì, bello quello, sì. Non me lo ricordo, sai, forse non è nei miei must. Beh, ma è perché è un horror. Ne ha fatti tanti, però, ne ha fatti tanti. Sì, beh, indubbiamente. Ciao Igor, benvenuto. Ok, vogliamo parlare un attimo del materiale del gioco, perché mi ricordo il materiale era molto molto bello, molto curato. C'erano i barili, le taniche, e quello è grazie al Kickstarter, quello sì. c'era tanto materiale particolare che fa, diciamo, fa effetto, fa ambientazione in un gioco del genere. Certo, si fai conto che noi siamo giocato con i cubettini. Giocato con i cubettini, penso sia tutta un'altra cosa. Per anni con questi maledetti cubetti e i meeple. Certo che, esatto, vederlo, devo dire la verità. Meeple di Carcassonne alla fine. Sì, 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 certo, ovviamente. Vederlo in fiera così completo con anche il tappeto, io non avevo ancora visto il tappeto, bellissimo, un lavoro eccezionale, con dei colori eccezionali, uno dei migliori tappetini che abbia visto a livello di proprio di stampa. Gigantesco, sì, infatti ho visto. Quindi penso anche come costi per la campagna Kickstarter, che sia stato, diciamo, estremamente vantaggioso per gli acquirenti, per i backers. In questo caso sì, con tutto quel materiale, tutti quegli stretch goals, alcuni sono stretch, alcuni erano add-on, il materiale probabilmente il tappetino era un add-on, sì. Sì, il tappetino, l'espansione, qualcos'altro, sì, sono tutte cose a parte, però diciamo che gli stretch hanno dato sicuramente un valore aggiunto al prodotto, perché se tu lo apparecchi sul tavolo con i cubetti e i meeple è una cosa, vederlo così con tutte le miniature, tutte le robe corrette è completamente un'altra. Vediamo, sì, tutte le varie miniature dei mostri, le miniature dei personaggi, sì. Quindi sì. Noi avevamo i token, giocavamo con i token dei mostri. Quando avevamo la cosa in token, le impilavamo. C'è anche la scatola che riflette, riflette al buio, se non sbaglio. No, al buio no, è non mi sembra. Ah, traslucida, ok. Sì. Era uno stretch goal che si era sbloccato, mi pare che c'è questo non me lo ricordo. La scatola è satinata e la scritta è traslucida. Ok. Dovrebbe essere. Il cibo, il cane, le gemme di plastica, sì, un'infinità di materiale. Inserti in plastica, infinità. Lì non c'era ancora l'elicottero. L'elicottero, esatto. Non c'era ancora l'inlay, mi sembra, della scatola lì, in fiera. No. Sì, tantissimo materiale. Ciao Massimo, benvenuto a Gioco Famiglia, devo staccare, grazie per essere passati. Grazie. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, buona serata, grazie. Ok, quindi diciamo la data di uscita dovrebbe essere rispettata circa dicembre. Kickstarter, sì. La consegna ai baker, sì. Ho visto c'erano circa 1 migliaio di baker che avevano fatto il pledge base, quello da $1. Poi la campagna permetteva di fare l'upgrade nel pledge manager. Sì. Ok. Questa è una cosa positiva, perché non tutti poi permettono di farlo. Mi sembra, ho visto alcune campagne nel pledge minimo da $1 o $5 poi non permettono di fare un upgrade verso il gioco. C'è un trucco sotto quella meccanica lì del dollaro, c'è un trucco che anch'io uso spesso in realtà, perché il dollaro, adesso ve lo svelo ma non ditelo. Allora, il trucco dal dollaro è che praticamente tu hai accesso al pledge manager ma non salvi la campagna nel momento in cui concludi. Capisci? Quindi tu hai altri 2, 3, 4 mesi di tempo per acquistare fisicamente il prodotto, invece che chiuderlo. E questo gioca a svantaggio del prodotto stesso, perché ovvio che se tutti fanno così poi non si va, non riesci a fondarlo, non riesci ad aggiungere gli stretch goal e robe varie. Però ti permette di tenere aperta la tracciatura, perché anche per $1 vieni comunque avvisato continuamente. E quindi puoi vedere tutto. 2, hai l'accesso al pledge manager e poi quando sei dentro fai tutti gli acquisti che devi fare, quindi puoi comprare il gioco base più tutti gli add-on e tutto il resto. Per i prodotti che sono a metà, diciamo così, alcune volte ho fatto anch'io questo sistema per vedere più che altro come andava, perché magari sai, non valutare, Poi ho preso delle solle comunque incredibili, eh. Ah. Sì, sì. Beh, io su devo dire che prodotti purtroppo ne ho presi un po'. Adesso mi sono ripromesso di non cascare più nella rete del Kickstarter, quindi li faccio, quando li faccio proprio mirati, proprio mirati. Prima era quasi da malato di mente, fa vedere, clic, preso, clic, preso. E sì, perché tanto non è che paghi, no? Quindi tu sei lì, non te ne accorgi, poi quando arriva il 30° giorno, il 25° giorno, il 20° giorno, poi va su sulla carta, pum, e vabbè, ormai è andato. Cioè, normalmente se tu fai, se perdi 5 euro per strada potresti ammazzare la vecchietta che passa, però se ne butti 100 lì dentro non te ne rendi conto, no? Perché tu dici, ma, è tutta una filosofia mentale allucinante. Per cui, però dopo devo dire che, per esempio, ho preso prodotti che mi piacevano, poi io sono molto impulsivo, quindi io faccio gli acquisti, guardo la copertina, leggo il titolo, mi piace, l'ho già comprato. Sì, sì, al limite della demenza, no? Quindi fai gli acquisti, poi ti arriva il prodotto e ti rendi conto che cosa vuol dire fare un pledge su una casa che magari è la prima volta o la seconda volta che lo fa. Ti arriva a casa il prodotto che dici, Madonna, certo che non riesci neanche a giocarlo. Le regole scritte male, cioè è proprio difficile. Certo. Posso capire la grande differenza tra chi si butta sul Kickstarter e chi poi invece è una casa... conclamata che lavora normalmente con il mercato. Sono proprio capacità differenti. Quelli che fanno Kickstarter alle prime armi purtroppo si fanno le ossa su di noi perché il primo lo sbaglio, il secondo lo sbaglio, tu sei quello nei premi e vabbè. Invece chi è abituato a lavorare sul pubblico, sai, se il prodotto non piace te lo lasciano lì e quindi devi essere molto più attento. Certo. Ma il gioco arriverà anche sul mercato retail o sarà soltanto per il Kickstarter? No, arriverà anche nei negozi normali. Sì. Immagino l'anno prossimo. Sì, con un ritardo di forse un paio di mesi, però bisognerebbe sentire Pendragon in questo caso, perché le tempistiche in realtà la fa la Cina adesso, quindi... Ah, certo. Sono ancora grossi problemi di spedizione, soprattutto per i costi di spedizione. I costi, fai conto che i costi, noi per esempio io e Peppe quando abbiamo parlato l'ultima volta con Silvio ci ha detto che i costi sono diventati 4x rispetto al primo preventivo fatto l'anno scorso, con il quale tutti i presenti su Kickstarter, ad oggi sono quadruplicati. Una mazzata. Sì. Infatti tanto di cappello in questo caso io dico a Pendragon, perché li hanno assorbiti tutti loro questi costi. Noi per esempio io ho fatto il Kickstarter, quello di Assassin's Creed Brotherhood, non so se sei presente, era uscito 4 anni fa più o meno, 3 anni e mezzo fa l'ho fatto, e quest'estate alla fine di agosto ho dovuto pagare un extra per le spese di spedizione perché non riuscivano a fare la spedizione con quello che avevano fatto all'inizio. Però e ce ne sono parecchi che hanno fatto così, hanno chiesto dei soldi in più. Ah sì, alcuni li avevo sentiti, sì. Sì. Unbroken, se non sbaglio. Ce ne sono stati diversi, non è solo un prodotto, ce ne sono stati un po' che hanno fatto così. Beh sì. Erano disposti a rifondare il pledge, quindi per loro piuttosto che ti ridavano tutti i soldi del pledge, però così non potevano, probabilmente andavano proprio in perdita. Andavano in perdita, sì, è stato un duro colpo. Sì. La tana del drago conferma per i costi. Alcuni container da 3.000 sono passati a costare 13.000, il quadruplo. Sì, era un 4x, infatti... Purtroppo la realtà dei fatti è quella. Poi adesso sta venendo un po' a galla, ma è già un po' che c'è questo problema. Anche sui costi di produzione sta succedendo un disastro, la carta diventa difficile da trovare, le plastiche diventa difficile da fare. Cioè io sinceramente non riesco a capire quale sia la motivazione. Adesso non penso che 3 mesi di Covid abbia fatto aumentare in modo esponenziale praticamente tutto. Però questo di fatto è... Deve essere tutta una catena dalle materie prime al carburante. Sì, poi considera che avendo in mano tutti, abbiamo fatto anni, questo è il mio pensiero ovviamente, però abbiamo fatto anni che per convenienza abbiamo dato in mano alla Cina tutto. Oggi loro si alzano e ti dicono: beh, da oggi le spedizioni sono 4 per, le vuoi? Dice, no, rimane lì, non è un problema. Vuoi la carta? Sono 5 per, sono 4 per, sono 3 per. Tanto non, ormai non, cosa fai? Rinunci a tutto? Hanno tutti il cappio al collo. Sì, perché comunque credo c'è qualche casa editrice che riesce a produrre in loco, quindi a produrre qua, però mi sembra siano principalmente quelle. Allora, è un discorso, guarda, quindi è un discorso che abbiamo affrontato, no? Perché a un certo punto con un paio di editori dicevo: scusa, ma a questo punto non conviene produrre in Italia. Però il problema della produzione in Italia è che anche i nostri, quelli che fanno le fustelle da noi, piuttosto che prendono la carta da loro. Quindi il problema non fai nient'altro che spostarlo da una parte all'altra, perché non c'è più proprio produzione interna, sempre perché se non eri competitivo eri fuori dal mercato. Certo, penso ci vorrebbe tempo per creare una catena di produzione efficiente. Interna. Non si fa dall'oggi al domani. Eh no, no. Intanto speriamo che finisca presto questo periodaccio. Che miseria, veramente. Ok, ragazzi, io vi ringrazio infinitamente per questa live, è stato un grande piacere. Grazie a voi. Grazie a te. Sono veramente contento di aver parlato del vostro gioco, che penso sia quello che mi è piaciuto di più tra tutti quelli provati al Play di Modena. Che onore. Sì. Assolutamente, poi adoro gli American, quindi no, che Peppe, potrebbero cadere i capelli a Peppe. Cadono a lui, ricrescono a te. Esatto, io li prendo io, li vado a raccogliere tutti. Me li scambiamo. Intanto qua ce ne può. Ma sì. Quindi veramente ringrazio tanto e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito finora. Grazie per le domande che avete fatto ad Andrea e Giuseppe, quindi in bocca al lupo per The Thing, The Boardgame della Pendragon, e in bocca al lupo anche per i vostri progetti futuri, e ci vediamo martedì prossimo alla prossima live. Grazie a tutti ragazzi, grazie di nuovo. Buona serata. Ciao.